Ciao e benvenuti al primo appuntamento di Considerazioni Minute. Nel mondo, quando si pensa alle passioni o agli hobby, abbiamo solamente due tipi di atteggiamenti possibili. O ne siamo esperti o non lo siamo. Il vero problema di fondo di questa dicotomia è semplicemente questo, che chi è esperto guarda al non esperto come fondamentalmente a un decerebrato, a qualcuno che solo perché si fida delle cose commercializzate, semplicemente, non ha la capacità intellettiva di capire cos'è davvero bello o cos'è brutto. Semplicemente ritiene che la sua soggettività sia più forte dell'oggettività. Viceversa, chi è non esperto in un qualcosa ritiene l'esperto un, anche sfigato se vogliamo dirlo, ma un troppo puntiglioso conoscitore, diciamo che apposta lo ritiene che schifi le cose più diffuse, tutto quello che c'è in giro, solamente per andare a ricercare quelle più di nicchia che più elevano all'ennesima potenza la sua competenza. Beh, tutto questo, sapete cosa vi dico? Che secondo me è dettato da due fattori principali, ovvero sia l'informazione subordinata a una disponibilità. Partiamo quindi col parlare di disponibilità. All'interno dei supermercati o dei media store, insomma un qualsiasi punto vendita, ci sono determinati titoli per ogni categoria, film, libri, giochi, che sono dettati dal mercato, dalla casa editrice, eccetera. Chi è all'interno, i commessi o semplicemente una persona non esperta, le persone esperte ricordiamo che hanno i loro posti dove andare a comprare, semplicemente può fare una scelta fra quello che è disponibile e quindi andare a scegliere quello che più si avvicina ai suoi gusti, ma ovviamente non sarà la totale gamma fra le scelte. Parliamo quindi dell'informazione. Le persone all'interno del punto vendita potranno aiutarvi e dare consigli solamente in base a quello che hanno disponibile al momento, soprattutto perché se non siete esperti farete più fatica a fidarvi nel ordinare un qualcosa di particolare. È qui che entro in gioco io, perché io vi voglio parlare di board games e avendo una disponibilità superiore a un negozio qualsiasi, diciamo, non un negozio specializzato ma un supermercato che potete trovare in giro, posso darvi più informazioni con le quali scegliere eventualmente e capire un po' cosa vuol dire essere del mondo dei giochi da tavolo, giochi in scatola, board game, chiamateli come volete. Faccio una piccola precisazione, in questo momento io non voglio dire che Monopoly è un brutto gioco, anche perché se le persone giocano a Monopoly è perché ci si divertono, quindi per quanto voi possiate trovare anche oggettivamente dei problemi al Monopoly, non potete dire che sia un gioco brutto, perché altrimenti state dicendo che le persone, come dicevo all'inizio del filmato, sono dei decerebrati che non riescono a capire come divertirsi. Parto ad esempio col farvi vedere Puerto Rico, un gioco che ormai è in giro da più di 10 anni, che consiste nel gestire al meglio la propria isola. Voi siete il governatore della vostra isola di Puerto Rico con capitale San Juan. Dovrete avere lavoratori, comprare edifici attraverso i soldi, avere dei ruoli con cui andare a zappare la terra e quindi coltivare caffè, zucchero, indaco, chi più ne ha più ne metta, prendere le merci prodotte, piazzarle sulle navi e spedirle. Ora, non sto dicendo che questo gioco sia immediato da giocare, è sicuramente non tra i più complessi, però bisogna avere già una bocca preparata al mondo dei board games. Se volete un'analogia col mondo dei film, posso dirvi che è un po' la vita è bella del mondo dei giochi, ovvero un film che può piacere a livelli diversi di gradimento. C'è chi apprezza la colonna sonora, chi può vedere la recitazione, chi può vedere la storia, eccetera. Ma alla fine del film, se siete stati preparati adeguatamente, avrete una soddisfazione molto elevata. La durata del film vale la pena per le sensazioni che a fine del gioco proverete. Questo invece è Cyclad, un gioco il cui punto forte è l'impatto grafico. Come vedete ci sono miniature, ci sono mostri, ci sono carte, ci sono delle divinità. Sì, perché potete giocare fino in 5 su questa mappa e con i vostri esercitini e navettine andare a scannarvi, stando attenti ai mostri più grossi ovviamente, utilizzando il favore degli dèi pagati con degli oboli e utilizzando dei mostri amici. In questo caso, se vogliamo mantenere l'analogia con i film, siamo di fronte a The Avengers, ovvero non necessariamente un brutto film in termini di trama, semplicemente punta molto sull'impatto visivo, suscitare delle emozioni forti e subito. Questo, ad esempio, può essere considerato il fratello nuovo del Risico, quindi un wargame, quindi niente di nuovo sotto il sole, ma che davvero punta alle fattezze, diciamo, a quello che trovate di bello, graficamente, esteticamente, all'interno di un gioco.
Questo invece è Jungle Speed, un giochino divertente, fino a 10 giocatori addirittura. In cosa consiste il gioco? Semplicemente girare queste carte con delle forme molto particolari, uno a turno. Nel momento in cui uno dei giocatori trova una forma uguale a quella di un altro giocatore, i due si sfideranno e cercheranno di afferrare il prima possibile questo totem al centro. Possono capitare sfide fra tre giocatori, fra due giocatori, eccetera. Le regole si spiegano in un minuto e la partita durerà 5-6 minuti. Non importa se ne fanno due o tre durante la serata o magari verso il fine serata. Vogliamo mantenere l'analogia sempre con i film? Questo allora siamo di fronte a un cinepanettone. Deve essere necessariamente un brutto gioco? No, le persone vanno a vedere il cinepanettone, come dicevo, perché si divertono. E in questo caso un giocatore può divertirsi in questo modo. Ha già fatto una partita molto pesante, ad esempio al Puerto Rico che abbiamo visto prima. In questo caso si rilassa per il fine serata. Oppure ci sono dei bambini in sala, o semplicemente non hanno voglia perché vogliono solo chiacchierare. Questa può essere una bellissima alternativa. Per finire, come ultima macro categoria, vi faccio vedere ad esempio i giochi astratti. In questo caso abbiamo sul tavolo Quarto, abbiamo Piraos e abbiamo Camisado. I giochi astratti cosa sono? Sono l'essenza vera del gioco. Sono giochi in cui l'ambientazione è inesistente o perlomeno non è influente ai fini del gioco, e in cui c'è la sfida vera e propria fra intelletti. Forse quando dite "guarda che non c'è solo un Monopoli nei giochi da tavolo", questo è quello che più si avvicina all'immaginario delle persone, a quello che riescono a farsi nella mente. Se vogliamo mantenere l'analogia col cinema, forse è un po' il teatro questo, più che il vero cinema, ovvero dove la meccanica è davvero quello che interessa, dove l'uno contro uno, ci sono giochi astratti anche per più giocatori, è molto più forte dell'avere un prodotto da vedere. Diciamo, vi interessa di più avere una sfera e piazzarla nel posto giusto, piuttosto che avere un Kraken e piazzarlo per distruggere delle navi avversarie. Come per tutte le cose, ovviamente ci sono delle grosse community all'interno della rete. In Italia, ad esempio, molto grande è la Tana dei Goblins. Oppure, a livello mondiale, potete trovare Board Game Geek come altra community, in cui poter sfogliare i giochi, avere delle recensioni, avere anche dei pareri da chi è, come me, esperto nei giochi. Quindi chiedere consiglio su cosa acquistare, o semplicemente per avere un'idea di cosa sia quel titolo che ho visto sullo scaffale di un amico, ma che non avevo voglia di chiedere. Con questo direi che vi saluto. Il mondo dei giochi ovviamente è molto più complesso di quello che ho semplificato qua mostrandovi qualche titolo, ma nei commenti qua sotto c'è spazio, potete mettere tutto quello che vi pare, potete insultarmi, chiedermi spiegazioni, dirmi che sono bravo, che sono bello, insomma fate come volete. Io spero che questo filmato sia servito ai non esperti per fare un po' più luce su quello che è il mondo dei giochi e magari anche agli esperti per darsi l'idea di cosa vuol dire magari spiegare al mondo cos'è il gioco in maniera pacata e costruttiva. Ciao, alla prossima!